Ciao a tutti e bentornati ancora una volta su Indie Gameplay Ita. Oggi siamo su Until the Last Plane. Io il gioco ve l'avevo già portato, è una versione, una demo, insomma. Il gioco esce il 4 di marzo, cioè o il giorno stesso in cui esce o comunque il giorno dopo. Ve lo porto adesso sul canale per farvi un pochino vedere un attimino quello che è il prodotto finito. Lo avevamo provato che era ancora in inglese, ora abbiamo invece completamente la lingua italiana unita a tante altre lingue europee. Abbiamo diverse campagne dagli Stati Uniti, la Russia o la Germania, con varie cose da provare. In questo caso abbiamo la campagna USA sulla Tunisia, l'Italia, la Normandia, la Russia con Mosca, Stalingrado e Kursk, con vari livelli di difficoltà, la Germania con Polonia, Francia o Africa e la relativa durata. Iniziamo, magari vi faccio vedere così al volo la campagna in Italia del 43-44. Il gioco lo avevamo già provato ed era un gioco dove potevamo gestire la nostra base. Allora, il gioco è sviluppato da Carlo C, che ringrazio ancora una volta per avermi fornito il gioco, per avermi fornito una demo e permesso di fare il video che avevo fatto mesi fa. Il gioco appunto è prodotto in Italia, quindi la traduzione non c'è neanche bisogno di dirla, è fatta bene. Gli alleati sono appena sbarcati in Italia e il tuo compito è quello di gestire questo nuovo aeroporto. Qua c'è un rifuso, segnalo, e dare supporto alle operazioni dell'esercito. Le temperature non sono alte, ma c'è parecchio vento. Vittoria, vinci almeno una missione al giorno, sconfitta, perdi tutti i tuoi piloti. Perfetto. Quindi qua, come vi ricordate, avevamo la base, avevamo la possibilità di fare ricognizione, vedere il centro comando in cui era possibile spendere i punti abilità, quindi andare ad aumentare l'occhio di falco, la mira di tutti i piloti, aumentare la lavorazione del ferro, quindi la robustezza, aumentare la robustezza degli aerei di 10, o la tattica, tutti i tecnici lavorano il 20% più veloce, e via via andare a sviluppare varie cose di questa campagna. Il gioco graficamente può piacere, può non piacere, a me piace molto perché è adatto a questo tipo di gioco. Abbiamo vari edifici, in questo caso abbiamo qui la possibilità di ordinare dei pezzi di ricambio, abbiamo dei fondi, io ordino pezzi di ricambio, vi ricordo che dovete aspettare proprio il tempo reale, il carburante, si ordinano le munizioni. E intanto qua abbiamo l'officina in cui possiamo andare a creare un ricambio, perché dovremo creare le varie parti dei nostri aerei. Abbiamo vari piloti, possiamo reclutarli, ci sono, io al momento dovrei aver sbloccato anche cose più avanzate, ci sono, vi ricordo, anche aerei di fascia molto alta, aerei diciamo leggendari. Io al momento prendo uno di questi, che è l'unico che posso permettermi, e ora ho un aereo che mi viene messo in produzione. Andiamo ad aumentare la velocità del tempo, in modo da velocizzare anche la produzione delle varie componenti, in modo da poterle riparare, e poi mandiamo in ricognizione il nostro aereo. Questo sarà un video, comunque ve lo dico, veloce, perché comunque il gioco ve l'avevo già portato, vi voglio fare questo reminder su questo titolo in uscita, il 4 di marzo. Abbiamo mandato l'aereo lì, ora mandiamo in ricognizione. L'obiettivo è quello di fare una missione al giorno e di non perdere i piloti. Abbiamo il morale, abbiamo la quantità di meccanici, abbiamo il giorno 1, ore 12 e le varie componenti che possediamo. Andiamo in ricognizione, spendiamo 3 di decollo, via. Poi, era già ampiamente godibile secondo me in inglese, in italiano ancora meglio. Abbiamo la campagna in Italia, vediamo adesso che cosa riesce a trovare il nostro aereo. Avanti, vediamo. Perché vi ricordo qua che si faceva tutta la sezione, diciamo, di combattimento. Possiamo scattare anche una foto? È nuova sta funzione, non c'era. Dai, avanti, dai. Abbiamo il pericolo. Quando la barra si riempie arriverà un nemico ad intercettare il ricognitore. Ok. Facciamo foto anche qui. E abbiamo aumentato il pericolo. Senza benzina, quindi torniamo indietro. Ricognizione terminata. Obiettivi trovati 1. Ok, abbiamo fatto delle foto, abbiamo la missione. Ah, scusate, dobbiamo ricaricare il carburante, penso, dell'aereo. Sto cercando di ricordarmi un attimino come si gioca, perché... Allora.
Perché dovremmo avere un pilota. Ok, nuove missioni. Minimo nemici da battere 2. Vento molto forte, temperature alte, l'aereo suggerito, caccia, decollo. E mandiamo... Sì, ne avevamo già in realtà, ne ho reclutato uno in più. Vabbè. Mandiamo uno dei nostri aerei migliori. Mandiamo questo. E mandiamo anche questo. Sì, dai. Che... No, mandiamo questo. Jones. Decollo, via. Verso il cielo. Ok. E dobbiamo abbattere i nemici. Eccoli lì. Allora, vi ricordo la modalità. Adesso... Mosse del nemico 5, 2... Cavoli, non mi ricordo più come si fa, mannaggia. Split S. Ok, ci ha mancato, perfetto, l'abbiamo gestita bene, ok. Aspettiamo la prossima mossa. Ok, siamo noi ora a dover sparare. Fuoco frenetico ce l'abbiamo davanti. Mannaggia, l'abbiamo mancato questo. Attacco dal basso. Mannaggia, questo ci ha spostato, vai. Olè, abbiamo battuto un nemico. Ho finito le munizioni. Lui ha finito le munizioni, ma abbiamo su un altro aereo che sta cercando di fare il suo. Attacco dal basso. Attacco in picchiata. Ok. Vai. Olè! Ok, abbiamo altri nemici ancora. Vai, avanti. Spostati di là. Spostati di là. Spostati di là. E poi andiamo avanti. Ok, vai. Prendiamo anche dei colpi stavolta, mi sa. No, 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 no. Ce l'abbiamo fatta, ce l'abbiamo fatta. Beh, anche noi, no. Sto bruciando. Price, il signor Price sta andando a fuoco. Adesso vedremo di salvarlo. Allora, incendiato, spegni il fuoco, vedete gli omini bellissimo che escono e vanno. E questo invece di cosa ha bisogno? Munizioni, dategli le munizioni. Le munizioni vengono scalate ovviamente da quello che abbiamo sopra, quindi adesso 17 secondi e poi avremo riparato il nostro mezzo che riparte. Ok, quindi... Pronto al combattimento, ok, adesso anche il signor Price è pronto. L'aereo è stato riparato e riparte. Ok, andiamo. Aereo in picchiata, fuoco frenetico. Vai, vai, sta lì addosso. Vai. E ci buttano giù anche loro però, eh. È un po' particolare perché basta che veniamo colpiti una volta e comunque l'aereo va giù. Quindi non lo so. Sarà da vedere. Sarà da vedere. Però è bello il fatto che comunque si vadano a guadagnare dei punti. Dovrebbe attaccare così. Sì, qua ci mancano probabilmente. Li buttiamo giù noi. Sì, ce l'abbiamo fatta. Ormai abbiamo quasi finito. Questo ha bisogno di... Mannaggia, ce ne sono ancora. Abbiamo compiuto la missione. Piloti morti nessuno. Morale 10, fondi 1000. Ok. Ottimo. Allora, cosa ha bisogno di questo aereo? Ispeziona. Allora, ha bisogno di... Ok, vediamo l'ispezione. Intanto quest'altro aereo va direttamente nell'hangar. Quindi... Vediamo. Ma in realtà abbiamo già ottenuto un punto abilità, molto bene.
Ok, abbiamo ispezionato tutte le parti, ce ne servono 16 per ripararlo completamente, cosa che due meccanici vanno a fare, quindi molto bene. Fine giornata, e qua finisce la giornata e si va al giorno successivo, intanto qua riparano, vediamo se riesco a spendere. Io prendo 20% più velocemente, andiamo a sbloccare poi eventualmente quando avremo un altro punto, anzi addirittura due. Il ricognitore verrà intercettato meno spesso, quindi con la mimetica nera, la guardia notturna invece aumenta la sicurezza notturna impedendo l'arrivo di predoni durante la notte. Gli eventi come predoni e Camoion rubato non capiteranno più, perché ogni mappa, ogni partita dovrebbe avere degli eventi che possono succedere. Quindi in questo caso passiamo direttamente al giorno 2. La prima cosa da fare qui in Italia è annientare le varie artiglierie disseminate lungo i campi, altrimenti i nostri carri potrebbero subire gravi perdite. Missione del giorno: bombardamento artiglierie, bombardamento veicoli. Eccolo qua, queste non c'erano nella demo. Mi pare di ricordare. Noti un uomo anziano girarsi tra gli aerei. Li osserva molto interessato. Sarà un uomo della prima guerra mondiale, dato che ci troviamo nella seconda. Ti avvicini all'uomo? Sì. Ti avvicini, noti che l'uomo avrà circa 50 anni, sta contemplando gli aerei come un bambino con dei giocattoli. Molto piacere, sono Massimo Alberto Coldani, un pilota di biplani durante la Grande Guerra, eh sì, come avevo detto. Stavo ammirando i vostri fantastici aeroplani. Dopo una piacevole chiacchierata, Coldani saluta e torna a casa. Comunque, vabbè, poi spero che lo sviluppatore veda questo video, magari così in modo da correggere quelle mancanze, diciamo, di traduzione, insomma, normale. Minimo obiettivo da bombardare 3, proviamo questo, mandiamogli questo aereo qui bisogna di riparazione, ma lo facciamo. Mandiamo questo, 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 li mandiamo tutti, via, 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 via. Vediamo che è una missione un po' diversa questa, perché il bello del gioco, poi a parte la gestione della base, è che in teoria le missioni comunque dovrebbero essere un minimo diverse l'una dall'altra. Questa è la missione in bombardamento, infatti si va a bombardare. Il primo click blocca reticolo verticale, il secondo quello orizzontale. Ok, figo anche questo, molto bello, bello il bombardamento. Allora vediamo se ce la faccio a farlo bene stavolta. Allora, uno, due. Ma non si sa se funziona o meno, però. Boh, vediamo se. Uno, due. Obiettivo mancato, no, mannaggia. Siamo veramente scarsi, stiamo buttando via bombe, probabilmente. Vediamo se adesso riesco a farlo con calma. Ok, tac. Bombe sganciate. Ah, stavolta sì. Dobbiamo buttarne giù almeno tre. Bella questa cosa. Ok, ce la facciamo, ce la facciamo. Vinciamo noi, Grace. Ok. Due. Dai, al terzo poi ce la facciamo. Dai. Olè. No, no, mannaggia. Obiettivo mancato, mannaggia. No. Bella, bella questa modalità. Dai, ancora. Ready to bomb. Ok, questo c'è. Minimo 3 su 3, sì, ce l'abbiamo fatta. Però se riusciamo a fare di più, meglio ancora. Questo è perfetto. 4 su 3. Munizioni finite. Abbiamo mandato tanti aerei, dovremmo riuscire a capovolgere l'esito della guerra in nostro favore. Molto bene. Pian piano torneranno i nostri. Oh no, ci hanno intercettato. Sì, solo a destra. Io adesso me ne vado a sinistra. Non indietro, sciocco. Non ho capito sta cosa perché. No, oh, ce la siamo scampata. Perché non riesco ad andare in direzione che voglio. Cos'è questo? Munizioni. Munizioni abbiamo quasi finito, dobbiamo ordinarle. Adesso comunque andiamo a bombardare. Dai, che ce la facciamo. No. Beh, gli è caduto a fianco, sarà poi scoppiato per la bomba d'urto. L'onda d'urto, no? Vabbè, fatemi ordinare un po' di munizze. Ok, via. Ok. Qua ce l'abbiamo fatta, dai. Secondo andato. Poi vedete che scendono anche il numero di tecnici disponibili in base al lavoro che stiamo facendo. Perfetto.
Vai. Molto bene. Dai, così finito. Uno. Era coperto, non l'ho visto. Nascosto sotto l'albero. Missione compiuta, 8 bombardati, piloti promossi nessuno, perché poi salgono le abilità, quindi... Missione finita, tutti i piloti rientrino. Ok, abbiamo nuove missioni, abbiamo obiettivi da bombardare e altre cose ancora. Tanto qua, carriera ricambio, possiamo fare i ricambi spendendo punti, diciamo, quelli... Ah, creare delle cose già pronte. In modo da poter riparare immediatamente un aereo. Ok. Poi il gioco ha tra l'altro anche una buona modalità di tutorial che vi consente di prendere dimestichezza con il gioco usando queste due modalità. Le opzioni di gioco, andiamo a vedere, c'è tutto schermo, la lingua, vedete queste sono le lingue selezionabili, il cinese, il francese, il tedesco, il polacco, lo spagnolo della Spagna, l'inglese e ovviamente l'italiano, cosa che mancava nella demo, ripeto, questo era Until the Last Plane, ringrazio ancora Carlo C per avermi mandato il gioco, ricordo, gioco italiano ambientato nella seconda guerra mondiale, è un base... Management, insomma, un gioco con varie campagne, come vi ho fatto vedere tre, ma dovrebbero essere anche di più perché ci sono missioni che poi vanno a sbloccarsi. Potete andare a modificare, cosa che non vi ho fatto vedere prima, i vari emblemi, quindi che vi danno dei bonus o dei malus. Questo pinguino un po' alla Linux, un po' più bombardamento, meno punti manovra. Più punti manovra, meno bombardamento e meno mira, si possono fare varie cose e i bonus, vedete che ogni campagna ha delle cose da fare. Missioni di prima, vabbè, poi vanno sbloccate, in realtà l'Italia l'avevo sbloccata, ma in realtà dovete andare a completare le varie missioni delle varie durate 5 giorni o quello che è 6 giorni, insomma, e vincere le varie battaglie. È un gioco un po' così a steppa. Non so ancora dirvi purtroppo il prezzo, ma quando vedrete il video il gioco sarà sicuramente già uscito o mancherà poco, quindi lo scoprirete a breve. E niente, vi rimando al prossimo video gameplay. Alla prossima, ragazzi. Ciao ciao.